Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video in cui appunto vi mostrerò quella che è un pochino la mia routine giornaliera in quarantena qui in Germania. Per mia fortuna non abbiamo molte restrizioni per quanto riguarda il fatto di uscire di casa, è ovvio, bisogna cercare di limitare gli spostamenti, è fortemente consigliato appunto non andare troppo spesso fuori di casa, ma in ogni caso ci viene comunque consentito di fare una passeggiata da soli o in compagnia del massimo dei propri familiari o comunque di una persona non appartenente al proprio nucleo familiare, appunto per uscire e fare una passeggiata. Io per quanto mi riguarda ho cercato di mantenere una routine abbastanza in linea con quella che dovrebbe essere la routine di quando sono al lavoro, quindi a partire dall'orario della sveglia. Non è comunque una routine programmata al minuto o al secondo, per cui comunque sia non ho una sveglia che mi sveglia, ma cerco di svegliarmi intorno alle 7:30-8, cambiarmi e rifarmi il letto, e se mi vedete vestita un po' strana è perché io in genere prima di fare colazione faccio un pochino di stretching per mantenermi appunto anche un pochino in forma. Dopodiché, dopo aver fatto un pochino di stretching, scendo, vado in bagno come fanno tutti, ma di questo non ho delle clip. Faccio colazione, in genere ho, o se sono stata da poco al supermercato, ho una banana o nel caso non avessi le banane, delle barrette ai cereali. Prendo le vitamine, un multivitaminico, perché non mi pare il caso di ammalarmi anche di un semplice raffreddore in questo periodo, e anche una cosa che dovrebbe ricordare il caffè, che chiamare caffè è abbastanza un'eresia. Risalgo in camera, che è il posto in cui passo la maggior parte del tempo, e mentre il caffè un pochino si raffredda nella mia bellissima tazza, attacco un pochino il mio ebook reader e mi dedico un po' alla lettura, sorseggiando appunto il mio caffè. Ragazzi, mi raccomando, se non siete iscritti, questo è il momento giusto per iscriversi al canale. E se volete rimanere aggiornati sui video che usciranno in futuro, cliccate anche sulla campanella in modo da ricevere appunto una notifica quando carico un nuovo video. Una volta finita questa mia colazione molto lenta e tranquilla, mi dedico più o meno a quella che è la self-care, quindi mi faccio una doccia. In questo caso avevo anche lavato i capelli. Se c'è bisogno pulisco la camera, in questo caso avevo un po' di cose da lavare, quindi per quanto riguarda noi andiamo a lavarci le cose nell'appartamento, quello tra virgolette principale dove abitano i nostri due titolari, dove appunto c'è la lavatrice. In mezz'oretta ho il bucato da stendere e ritorno in appartamento, e nel lasso di tempo che mi rimane prima del pranzo cerco di scrivermi dei video oppure di registrarli, sfruttando anche il fatto di avere della luce naturale che arriva dalla finestra che è esposta ad est, quindi non devo accendere luci strane per illuminare i miei video. Peraltro sto anche facendo degli esperimenti con le camere che ho in questo momento a mia disposizione, per cui potreste aver visto dei cambi di qualità. Sto cercando di capire come fare e migliorare la qualità del canale, per cui fatemi sapere se, che cosa ne pensate in questo della parte di video che avete visto in questo momento. Fatto questo, è più o meno l'ora di pranzo, mezzogiorno, mezzogiorno e mezzo, quindi nel caso avessi del tempo lo passo guardandomi qualche video su YouTube, recuperando quelli che non ho guardato, appunto in attesa del pranzo. Il pranzo, come anche la cena, sono nell'appartamento dei titolari, si mangia tutti insieme. In genere guardiamo anche un pochino di TV là, cerco di guardare appunto il più possibile. E una volta tornata in appartamento mi dedico anche un pochino al movimento fisico, che non è lo stretching. O faccio una bella passeggiata, mi capita appunto, come vi dicevo, non è proibito andare a camminare, per cui prendendo delle precauzioni, quindi ogni volta che si incrocia qualcuno ci si sposta, si mantengono per bene le distanze, e oppure l'alternativa è quella di fare un po' di allenamento in appartamento, come per esempio appunto è capitato nel giorno in cui stavo registrando. Faccio allenamento a corpo libero, che consiste sostanzialmente in fare delle serie di squat circa un minuto più o meno.
quando ci arrivo, di plank, addominali, e sto cercando anche di fare un pochino di flessioni o piegamenti sulle braccia. Non sono, in questo sono una neofita, sto cercando di imparare. Dopodiché, visto che avevo registrato un video la mattina, mi dedico al montaggio. In questo caso non era un video particolarmente lungo da montare. Una volta che l'ho finito di montare e che si sta renderizzando, mi dedico anche alla copertina, per cui uso il sito Canva, che mi permette appunto di creare delle copertine decenti senza appunto troppo sforzo. Il resto del pomeriggio poi lo dedico un pochino allo studio, nel caso sto continuando a studiare tedesco per conto mio. In più sto cercando di imparare i codici per quanto riguarda l'utilizzo del telecomando per prendere gli ordini. In gelateria abbiamo un telecomando per prendere gli ordini e funziona sostanzialmente a codici, per cui sto cercando di impararmi tutti i codici delle coppe, dei vari gusti di gelato nel caso mi servissero. Poi in realtà si tratta molto di pratica, quindi sto cercando di imparare più che altro le coppe, quelle principali, in modo tale da velocizzare nel caso toccasse a me usarlo questo telecomando. Una volta che mi stanco di studiare, invece mi dedico appunto al relax. Se ho voglia mi guardo ad un film, qualche serie TV, magari vado avanti con qualche serie TV, ci sono sempre i soliti video di YouTube. Posso rimettermi a leggere, è una cosa che faccio relativamente spesso adesso che sono in quarantena. Infatti l'ultimo video che ho caricato era appunto un video, una recensione di un libro che ho letto. Presto spero ne arriverà almeno un'altra, visto che comunque sta continuando questa quarantena, ma non vi spoilerò che cosa sto leggendo. Verso le 7 qui si cena, quindi come per il pranzo vado nell'appartamento dei titolari, si cena tutti insieme, si guarda un po' di TV. Una volta che rientro in appartamento, se magari avessi avuto un video un pochino più complicato da montare, finisco il montaggio, comunque sia chiudo quello che stavo facendo, magari mi continuo a guardare il film che stavo guardando, finisco i video su YouTube che sono stati caricati in giornata dalle persone che seguo, diciamo che mi rilasso un pochino, tra le 23, tra le 11 di sera e la mezzanotte mi metto a dormire. Bene ragazzi, spero che il video l'abbiate trovato utile per appunto trovare la vostra o modificare la vostra routine in quarantena, visto che comunque sia, spero non vada per le lunghe in ogni caso. Se voi fate cose diverse da quelle che faccio io, fatemelo sapere con un commento qui sotto. Sempre qui sotto, ma in descrizione, trovate link a tutti i miei social per seguirmi in diretta nelle mie avventure in quarantena e anche quando finirà questa quarantena, speriamo presto. Vi ricordo anche di iscrivervi al canale se non siete iscritti e di attivare la campanella se volete ricevere una notifica ogni volta che carico un nuovo video. Noi ci vediamo al prossimo video e vi dico, have a nice life!